benvenuti a Casa Roma anche quest'oggi. Quest'oggi è una giornata particolare perché parliamo di una cosa che ci siamo, credo, chiesti in tanti. Da dove nascono, cioè, alcuni nomi di gruppi? Quali origini hanno? Che significato hanno? Perché si sono chiamati così? E allora ho deciso di raccontarvene alcuni. Alcuni sono divertenti, altri sono stupidamente semplici. E cominciamo dai Pink Floyd. Pink Floyd è quelli qui con il loro primo album, The Power at the Gates of Dawn. Esisteva un negozio dietro casa mia, tempo fa, che si chiamava il Fluido Rosa. Era un negozio di abbigliamento intimo, la cosa curiosa, si chiamava Fluido Rosa. Sembrava quasi la traduzione del nome di Pink Floyd, ovviamente era voluto anche vista la grafica che aveva questo negozio, però nulla ha a che fare con la traduzione di questo termine, che è casuale, ma in realtà è rubata al nome di due bluesmen molto amati da Syd Barrett, Pink Anderson e Floyd Council Pink. Floyd è stato un attimo una scelta, direi, fortunata, perché foneticamente suona bene, un omaggio alla musica. Andiamo con un altro nome, un altro classico, questo è il disco d'esordio dei Black Sabbath. Black Sabbath, precursori del certo heavy metal, del dark metal, se vogliamo. Il loro nome è tutto un programma, voi direte, è rubato a un film italiano. Mario Bava, il re dell'oro, del terrore, dei B-movies, un grande autore sottovalutato, nel 1963 realizza un film che in Italia si intitola I tre volti del terrore. È un film a episodi, appunto tre sono gli episodi, in America e in Inghilterra viene distribuito con il titolo Black Sabbath. Piace molto a Ozzy Osbourne e decide di usarlo come nome per la sua band. Arriviamo invece ad un altro classico sempre dell'hard, questi sono i Deep Purple, primo disco, Shades of Deep Purple, canzone degli anni 30, molto amata dalla nonna di Ritchie Blackmore, per l'appunto, che volle omaggiarla, visto che gli piaceva, e devo dire, anche questa volta la scelta è stata fortunata. Meno famosi, ma non certo inferiori per una certa produzione hard prog, sono gli Uriah Heep. Copertina davvero inquietante, quanto inquietante era anche il nome del personaggio che scelsero. Il produttore e manager della band, quando dovettero scegliere un nome, suggerì quello di appunto Uriah Heep, personaggio antagonista, la figura viscida nel David Copperfield di Charles Dickens. Davvero è inquietante, se vogliamo, proprio viscida, e anche la copertina di questo disco. Il loro album d'esordio lo è, anche se non è mai stata poi una band veramente hard rock, era più una band progressiva. Divertente anche la storia dei Doobie Brothers. Qui andiamo in un territorio americano, in rock sudista, i Doobie Brothers prendono il loro nome dallo slang riferito allo Spinello. I fratelli Spinello si potrebbe definire e tradurre. Double è uno dei tanti nomi slang del joint derivato anche da un'idea che dal francesismo, se vogliamo, di joint, cioè joindre, unire, quello che il joint unisce, l'uomo non divida. Il senso era un po' questo. Veniamo invece a un classico dei classici, Led Zeppelin, storia che ci rimanda a una storia davvero divertente. I Led Zeppelin escono verso la fine degli anni 60 e il nome nasce da un incontro curioso. Ken Moon, parlando con il resto della sua band, il batterista degli U, ovviamente, disse, quando c'era l'idea che Roger Daltrey e Pete Townshend avrebbero potuto formare una band con Jimmy Page, che all'epoca aveva appena disciolto gli Yardbirds, diceva, beh, Questo progetto si sgonfierà come un palloncino di piombo, verrà giù a picco. Piombo si dice lead, e questa idea piacerà. Ovviamente gli Who, Pete Townshend e Roger Daltrey, non suoneranno nei Led Zeppelin, ma Jimmy Page si ricorderà di questo evento e, facendo riferimento al Zeppelin, all'incidente dell'Hindenburg negli anni 30, prenderà spunto per questa idea e ne trasformerà il nome. Lead diventa Led, più semplice per la pronuncia per gli americani, e quindi l'omaggio a quell'evento, Led Zeppelin, che è stato anche fortunato. Ci avviciniamo ai giorni nostri,
i Ramones, punk rock band sfortunata, che ha lasciato, ormai non ci sono più, nessuno dei loro degli elementi sono rimasti nella band, e sono vivi, ahimè, e Ramones, che hanno segnato il punk rock, il rock and roll all'insegna del divertimento, devono il loro nome a uno pseudonimo di Paul McCartney. Paul McCartney all'inizio degli anni 70 inizia la sua carriera solista, però non vuole usare il suo vero cognome, e quando va in Scozia per queste primissima tournée, si inventa il nome di Paul Ramone. Piacerà molto a Didi, che deciderà di far chiamare tutti i componenti della band Ramones, anche se quanto pare nell'originale fosse Paul Ramone, ma non è ben ricordato questo fatto, e insomma si inventò questa famiglia Ramones che di fatto non esisteva. Chiudiamo con un'altra classica band dell'epoca psichedelica, questa volta sono i Grateful Dead, band californiano di San Francisco, Jerry Garcia guitarra. Si chiamano all'inizio Warlocks, scoprono che però c'è un'altra band a New York che si chiama Warlocks, e sono i Velvet, futuri Velvet Underground, tra l'altro, un altro nome molto particolare che magari vedremo un'altra volta. Grateful Dead decidono di aprire il vocabolario e infilare e buttare il dito a caso, e ne viene fuori Grateful Dead. Sarà andata davvero così? Ci piace pensare che sia davvero andata così, a me piace che voi invece vi siate divertiti anche questa sera con Casarone. Seguiteci sempre su YouTube. Ancora grazie e a risentirci alla prossima.